Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sport TV, la multipiattaforma TV e web dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta, puntata questa tutta dedicata all'Outdoor Shop Test, questo evento organizzato qui nella bellissima Val di Fiemme, a Cavalese. Andrea Zeni è responsabile commerciale di Orto, un'importante azienda tedesca dell'outdoor. Cosa vuol dire per voi in Germania l'outdoor e soprattutto per l'Italia, che è un fenomeno nuovo? Beh, assolutamente. Allora, noi una cosa importante che mi piace sottolineare è che noi ci focalizziamo su tre categorie per l'estate, che è il climbing, l'high alpine e l'alpine. E invece per l'inverno noi ci focalizziamo sul free ride, sul ski touring e il free touring. Queste per noi sono le categorie più importanti. E questo è il messaggio che noi vogliamo un po' trasmettere alla nostra clientela. Ortofox parte dal tema della sicurezza. Ortofox, infatti, il nome viene da Orten, che vuol dire localizzare, e Vox, voces, quindi localizzare, individuare la voce. I nostri primi prodotti sono stati infatti gli Arva antivalanga. Ecco, e anche l'italiano, soprattutto sul Tirolo, il Trentino, il mercato alpino, comincia a recepire molto il messaggio Orten. Assolutamente sì, è un'azienda in crescita e invito tutti veramente a testare i nostri prodotti e a dare un'occhiata anche al nostro sito ortofox.com. Panorama Diffusion, Mr. Hacker, ha fatto dell'outdoor uno stile di vita. Voi lavorate e vendete molto grazie all'outdoor. Sì, certo, da oltre 30 anni. Da oltre 30 anni raccogliamo marchi prestigiosi con cui offriamo un prodotto di alto livello per il pubblico italiano. Ecco, quanto funziona, quanto vale l'outdoor in Italia? Ma l'outdoor in Italia sta crescendo. E ogni anno cresce sempre di più. E oggi come oggi la popolazione ha bisogno di spazi nuovi, di spazi all'aperto, ha bisogno di cambiare vita, e noi siamo qui proprio per dargli quell'appoggio in questo cambio di vita. Nel 2017 che marchi commercializzate? I nostri marchi sono Vaude per quanto riguarda abbigliamento, zaini, sacchi a pelo, Mindl per quanto riguarda calzature, Ederit per attrezzi di arrampicata, e Thule per tutto il mondo dell'accessoristica come porta bici, porta sci ed altro. Arriverà l'Italia a essere come la Germania, che da sola fa un quarto del mercato europeo? No, non credo. L'Italia è ancora molto, molto comoda, se vogliamo dirlo in questi termini qua. L'idea di venire qui in Val di Fiemme a organizzare questo evento dedicato ai negozianti di articoli sportivi e questo Outdoor Shop Test di Marco Sampaoli, organizzatore di eventi, una bella iniziativa, Marco. Questa è stata una bella iniziativa, l'abbiamo fatta tanti anni fa la prima volta sulla neve con lo Snow Shop Test, poi 2 anni fa insieme a mio collega Benedetto Sirone abbiamo pensato di riprodurlo sul mondo outdoor, quindi per arrampicata, trekking, nordic walking, e abbiamo fatto la prima edizione l'anno scorso. Quest'anno, seconda edizione, veniamo in Val di Fiemme, una location bellissima, perfetta per questo evento, col centro congressi, con la falesia, con i trail, con il lago Rai sulle spalle, le palle di San Martino in fondo alla vallata, c'è un paesaggio incantevole, alberghi bellissimi, espositori contenti, visitatori contenti, i media saranno contenti anche loro, quindi è un successo. Cosa vuol dire outdoor? Tu che lo cavalchi da qualche anno, l'italiano comincia a capire cosa vuol dire la parola outdoor. Outdoor, fuori porta. Quando si andava a dire faccio la gita fuori porta, adesso finalmente ha assunto un altro significato. Cioè non esco solo dalla città per andare a vedere al ristorante, esco fuori città per fare sport, andare in campagna, in colline, in montagna, fare passeggiate, trekking, fino a fare sport veri e propri per chi è più preparato tecnicamente, l'arrampicata, le ferrate, e via discorrendo fino a dei livelli sempre più alti. La cosa bella è che l'outdoor oggigiorno è accessibile a tutta la famiglia, quindi non è che bisogna essere dei Manolo o aspiranti alpinisti, basta avere delle scarpe giuste, un giacchettino giusto per il freddo, magari bacchettini per fare nordic walking e aiutarsi in salita, e una famiglia con anche dei bambini riesce a fare dello sport in montagna, a vedere la natura, a vedere qualche animale, fare una passeggiata in salita, in discesa, e godersi una giornata in montagna diversa dal solito.
grande evento, questo Outdoor Shop Test, questo evento tutto dedicato a chi vive e commercia di outdoor, negozianti e case di abbigliamento, e poi, come avete visto, tanti media, tanti giornalisti presenti per lanciare sempre di più il mondo dell'outdoor qui nella bellissima Val di Fiemme. Ora parliamo di team building, parliamo di clinic, o meglio di incentive che ha fatto Aspri sempre qui nella bellissima Val di Fiemme. Grande successo dell'Outdoor Shop Test qui in Val di Fiemme, ma la Val di Fiemme è sempre protagonista, è una valle viva, una valle attiva, è sede anche di tante aziende che vengono qui a fare i loro team building, a presentare i loro prodotti. Una di queste è Aspri. Aspri è un'azienda importante, è stato sponsor dei mondiali di sci nordico nel 2013, del Tour de Ski, quindi ha un legame molto vivo con la Val di Fiemme. Perché, Beschi, dottor Beschi, avete scelto la Val di Fiemme? Un legame vivo con la Valle Viva, giusto? Quindi questo. Noi torniamo in Trentino dopo anni di felici esperienze, e il Trentino rappresenta tutto quello che può essere abbinamento tra un concetto di natura, di aria aperta e il lavoro, quindi abbiamo portato i nostri distributori per far vedere loro i nostri nuovi prodotti, la nostra nuova strategia, il nostro nuovo approccio al mercato, e per permettere loro di godere per un paio di giorni perlomeno delle bellezze di questi posti, di queste montagne. Ossigeno che fa bene alla salute, fa bene alla testa, quindi si capiscono meglio i nuovi prodotti di Aspri. Capiscono meglio i nuovi prodotti, e chissà che non ci sia anche un maggior apporto come contributo sul mercato per spiegare meglio i nostri prodotti. I nostri prodotti, come diciamo, Aspri è un'azienda che produce display a 360 gradi, quindi un display per ogni esigenza, dai più piccoli ai large display a 40 pollici. Abbiamo diverse soluzioni che offriamo al mercato, e ci siamo affacciati in questi ultimi anni anche al mercato professionale, quindi non soltanto monitor, non soltanto display, monitor touch, il monitor touch in vari formati. Oggi noi incontriamo il display ovunque, da quando andiamo a fare la spesa al supermercato, ovviamente all'ambito lavorativo, e quindi il display cresce e si modifica con noi. Il display segue le nostre esigenze, e il display ci dà la possibilità di lavorare, godere, studiare, insomma, godere dei momenti della vita e di fare tutto quello che nel corso di una giornata oggi ci obbliga a stare di fronte ad un terminale e ad un display. Aspri è un'azienda taiwanese di Taiwan, abbiamo fabbriche a Taiwan e in Cina, e facciamo parte del colosso che si chiama Amstar, che è il settimo produttore mondiale di pannelli, di display. All'interno dell'universo Amstar c'è anche la Amstouch, che produce i pannelli touch. E i pannelli touch sono appunto il nostro fiore all'occhiello, sono, diciamo, quei prodotti che negli ultimi anni hanno raccolto il maggior numero di successo. E i nostri prodotti vengono anche utilizzati per equipaggiare totem come questo, dove vengono fatte scommesse, piuttosto che sono utilizzati per gli info point, per i chioschi, e come settore dei POS. I POS sono i computer di cassa, le casse, diciamo, degli esercizi, dei negozi, che non hanno più un riferimento a tasti, diciamo, non hanno più una parte meccanica, ma è tutto ormai abbinato ad un pannello touch. Qui in Val di Fiemme è venuto anche Mr. Perg, che è il Managing Director europeo di Aspri. What does it mean, Mr. Perg, to work for Aspri? Well, Aspri, the word itself, basically means in our language is beautiful universe. So it's about the universe. So the hands is already the nice, beautiful, nice universe. And actually, Aspri, I think if everybody remember, in a few years back, we were in the market from the fashion and consumer side, from television. So you had a lot of Aspri television, and Aspri monitor and Aspri television. And this is where Aspri started with. Maybe, well, everybody doesn't understand that behind Aspri, it's more important. There are two big companies. One is manufacturing panel, the other one is manufacturing touch module. And this doesn't mean anything to anyone, I think. But if you come to the product, a panel means your display, everything you are using with your computer on your desk, working and studying. Touch, if you put panel together with touch, it becomes actually the mobile phone you are using every day.
cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Sport.Or TV. Sport.Or TV è la multipiattaforma TV e web tutta dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. Puntata questa tutta dedicata a Outdoor Shop Test qui dalla bellissima Val di Fiemme, poi al team building tenuto sempre qui a Cavalese dall'azienda Aspri, questa famosa azienda di Taiwan che ha un grande cuore e vendita qui in Italia. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sport.tv oppure sulla pagina dedicata di Facebook. Ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Prima di chiudere però, Super Sport per noi e poi consultate il nostro sito. Ciao e arrivederci la prossima settimana da Floriano Moboni.